La 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 la. Ciao! Allora, secondo Curvy Outfit, c'è il cameraman che guarda in giro per vedere se ci stanno guardando perché si vergogna. Tipo che oggi è stato tutto il giorno a piovere, sono usciti 5 minuti di sole, ci siamo fiondati fuori per girare l'outfit. Ah, questo è un outfit molto bon ton, molto bambolina. Ho scelto questo vestitino anni... che anni sono? 50? 40? Non lo so, quando l'hai comprato? Ah, questo vestitino retro che è color melanzana, poi con le roselline arancioni e blu. È carinissimo! E poi tutti i bottoncini, da in fondo. Sono i bottoncini di cocco. Da in fondo fino a su. E qui ha questo scollo bellissimo. Che vabbè, qui c'è il cosino per appenderlo all'ometto, non nascosto molto bene, però poi lo nasconderò. Ha questo scollo bellissimo con queste ruche carinissime e con qui sotto il pizzetto bianco. È davvero molto molto bambolina. Qui c'è il gancetto per, cioè il gancetto all'accetto per stringere, e ha i bottoncini appunto che partono e vanno fino a giù. Sono tipo bianca come le margherite. C'è un cane. Dove? Lì. Dove? Lì, ti guarda. Dove? Ciao! Ha fatto emozionare un cagnolino. Allora, sopra ci ha abbinato questo giacchino di cotone, di maglina, di cotone, non so, credo che sia di cotone, che mi piace un sacco perché sembra fatto apposta per questo vestito, che ha queste pants che non trovo, eccolo qui, che ha queste pants qui sul seno e quindi incorniciano perfettamente il vestito che si sta storcendo. Una cosa che mi piace tantissimo del giacchino è che ha le asole tutte strette, quindi e i bottoncini a mezza sfera, quindi non c'è pericolo che si slabrino e poi non si allacci più, che io è una cosa che odio. Credo che questo vestitino metta in luce molto il seno, segni molto il punto vita, perché poi oltretutto è elastico qua. Aveva anche una cinturina, ma che secondo me ci stava male. Quindi ha la parte elastica che segna molto il punto vita e poi scende morbido sulla pancia e i fianchi, che sono un pochino i punti critici. Sotto ha abbinato delle calze nere coprentissime, extra coprenti, tipo credo che siano 60 denari. Per il semplice fatto che ho fredda le gambe, io ho freddo, ho sempre fredda le gambe, devo essere coperta, e soprattutto perché quelle tipo 20 denari, dai 20 ai 30 denari le smaglio con lo sguardo, tipo basta dire ah, calza da 20 denari è già smagliata. Ho abbinato le mie inglesine, che io chiamo inglesine, però sono convinta che si chiameranno sicuramente in un altro modo, che sono le scarpine di Mary Poppins. E sono comodissime, hanno questa parte, questi inserti qui di pelle davanti, le borchiette piccoline a mezza sfera e le stringhe. E le stringhe sono proprio vere, cioè servono a metterti la scarpa, non ha la cerniera dietro, quindi bisogna stare attenti. Però sono comodissime. Ho scelto una pettinatura molto bon ton, liscia, perché mi piaceva un capello ordinato con questo vestitino. E ho messo il volumizzatore qui dietro, che è quello di velcro. Mi avete chiesto in tantissime dove l'ho preso, me l'ha inviato il sito Born Pretty Store, ve l'avevo detto anche nel video acconciate per le feste. Comunque mi pare che costi 1-2 dollari e sono due volumizzatori in velcro. Funzionano bene, però non li consiglio a chi ha tanti capelli ricci, perché comunque un po' sfa il riccio, a meno che poi voi dopo non ve li vogliate lavare. L'ho formato semplicemente con due molettine, mi sono voluta tenere molto semplice per i capelli e li ho lasciati davanti. Così, me li devo già ritagliare perché mi vedo già le doppie punte. Ho fatto una base abbastanza coprente perché non so come mai mi sono venute una serie di sfoghi anche qua. Cioè, ho proprio problemi di pelle ultimamente, non so come mai. E poi ho fatto... adesso qui sotto sicuramente mi starò squagliando perché sto lacrimando per il sole. Poi ho fatto un trucco con la palette Dare della Sigma, quella che mi hanno inviato loro tempo or sono, che è sul corallo borgogna. Il riflesso dell'orologio di Davide mi uccide. Mi piace un sacco, che secondo me appunto fa molto bambolina. E sulle labbra ho picchiettato con il dito un po' di Vegas Vault di MAC. Poi ho fatto il contouring, cioè ho fatto un contouring abbastanza spinto,
però con una terra chiara, quindi magari non si nota tantissimo. E ho messo un blush sul corallo, sulle guance. Ho scelto questi orecchini qui che sono dorati, li ho presi da Forever 21, questi dal sito online. Sono dorati con queste rhinestones a goccia rosa, rosa antico. Questa collanina qui ce l'ho fatta io, è un locket, dentro non c'è niente perché mi sembra di tenerci morti, sennò. L'ho fatta io nel senso che il cameo, questo qui, con la rosa, l'ho fatto io con il Fimo tempo fa. Avevo lo stampino, con tanta pazienza mi sono messa a farlo. Questa qui invece è la piastrina con scritto D del mio battesimo che mi ha regalato mia zia. Come borsa ho scelto questa qui, della Guess, che vi ho già fatto vedere, che ha questi inserti dorati, siccome ho tutti gli accessori dorati, queste borchette dorate, ed è comunque sul marroncino di pelle, sta molto bene con l'abbinamento in genere. No, troppo vicino, troppo amore. Mi viene un naso gigantesco così. Poi sopra, dove sei? Cosa stai inquadrando? Te. No, ora stai inquadrando me. No. Come fai a essere puntato qua? Perché è artistica questa ripresa. No, c'è anche la sedia. La sedia è in parte integrante della ripresa. Ti prego, non fare cazzo. Allora. Poverina. Cagnolina permettendo. Dai. Ebbene, guardo in basso quando faccio video perché collego la reflex al computer e ho l'anteprima del computer lì sotto a destra. Mi dispiace, sono una ceppa. Re Lucertola, in effetti ho l'abitudine di chiamare Mr. Creamy Creamy quando sono struccata. Mio tesoro! Kika Glam 91, digital makeup è sia Valeria che Max. Non mi chiedere il perché. Questo è uno dei più bei commenti che abbia mai ricevuto e merita una musichina epica. E ora lascerò Mr. Creamy Creamy a bearsi un po' dei vostri commenti sotto il video delle borse.